Vino si apre me. Ma non ma questo è un affare serio. Ma insomma la voglio definire no! E questo è lo strazio continuo, ma mi devo scucciare! Andrò solo da un'altra parte facendomi piacere! Ma nonna mi ha fatto azzelli e carne! Signori, viaggio fondù! Allora me ne va! Ci ha ringraziato Dio! Ah, ma perché ve lo che fastidio? No. E vado, non ci vengo più! No, Sandino, ce l'avevo con te, ma con questo strazzi che sono violino! Ah, e chi le fa un'altra mattina sera? Chi le ostruende coppa? Che si sta imparando a suonà? Ah, sì, si sta imparando! E ringraziate a Dio che non c'è sto ostruendo a fianco! Chi le dà una mania e si esercita con tiro a segno? Ogni tanto sparano colpe e pistole! E mi fa fare uno zumba volta! Comunque, vieni e me l'ha messo in frisca! E così si manda in due frigorifera, così si manda in frisca! La cena sta sotto forno, così si manda in cavera. Mo me ne pozzi? Sì, sì, ci vediamo in mano, assunti, eh? Signorina, raccomando! Che cosa, assunti? Voi mi capite, non esageriamo, mo! Che cosa? A mattina, quando venga, tenete sempre la faccia irriconoscibile, con due canali sotto all'occhio, e non ho vedete come state facendo sicca. Assunti, ma che bu! Io me ne vado, a buon intenditor. Assunti, ma che vi siete messi in testa? Io gli amici li dovete le mo. E voi mi avete fatto fare che questa maniera? Pulisci qua, pulisci là? La cena sotto furna, o vino in frisca e tutto questo, solo per gli amici. Ma perché è proibito? Allora si faceva sotto tutto questo, solo per gli amici. Siete proprio nucchiocchio. Statevi bene! Ma dovendo voi, salta racconto pure la femmina dei servizi. Ah, di bene è meglio. E chi sarà tornato su stand che si esercita di sì. Mannaggia, che sarà esso? Mamma mia, che emozione. E come sto? Eccomi! Giorno Cristo, eccomi qua! Enrico, sei tu! Di novità non aspettare! No che non ti aspettavo! Enrico, scusa, ma tu come l'hai avuto l'indirizzo? Tu l'hai girato ancora a nessuno! Ma io so furbenzista, tanto che hai fatto che t'hai trovato! Ma dai, ma t'hai chiesto una cortesia! Anche tu, amico mio! Ma te! Cazzo, non è che muore! Enrico, ti ho detto capito, ma questo non è maniera! Ma come uno fai a dire la quattro, fa questa bella improvvisata! Devi sapere che ieri ho seguito la tua donna in servizio e appena ho visto che è trasvinta a sto palazzo a Gitto. Vuoi dire che giovani devi venire a casa qua? Non mi hai sbagliato! Ui! Che? Stai tranquillo, studente che sta a fianco! Ehi, ma mi ha fatto entrare paura! Aspetta! Sono tre, ma stanno qui da 25 minuti. Mamma mia! Comunque sì, mi sono preso questo appartamentino. D'altronde io ho seguito il tuo consiglio, te lo ricordo! Quando tiene una femmina per mano è già meglio che tiene pronto Olietta! Per forza, se no ti capita la combinazione e non so le esatto. E quindi se ho capito bene stai aspettando la firma, Ed è per questo infatti che... Managgia. E senti che... E non lo sa, c'è di cui la seconda volta che viene qua non ci ha fatto ancora niente. Ma è come si muscio. Ah, sono muscio? Sei lento. Lei date le chiavi di casa. Appena conosci. Non fa spiritoso credi. Comunque ho visto che è una donna onesta, di sani principi ed è sposata da 10 anni. Ah, interessante. Senti, ma come l'hai conosciuto? Al supermercato. Era andata a comprarmi delle mutande, ma non mi sono accorto che avevo messo le mani in un gesto particolare. E dico che l'ho reparto femminile. La moda è talmente cambiata che pensavo che mi sono fatto pure per noi uomini mutande con i fiorellini e camerlecce. Certo. Lei stava pigliando i pannolini. I tamponi per il ciglio. E l'ha data a te. E che me ne facevi, Enrico? Che li tenevi qua nella garçonniere, Giovanni. Comunque, ha visto il mio imbarazzo e ci mettete a rire. Poi una parola tira un'altra, l'ho accompagnata fuori. Siccome stavi chiudendo, l'ho chiamato un taxi. Ah, bravo, interessante. Quindi poi l'hai seguita con la macchina. No, Enrico, ma che non tengo più. Come faceva l'appartamentino, ma teneva la macchina. Ma però, da chiedere una cortesia. E qua. Ma sei ancora da gitto perché sono venuto qua. Allora, me l'ha presa un presso. Dunque, si tratta della società nella quale lavoro. Cercano un posto a ragioniere, lo stipendio non è niente male, sono 900.000 lire. Non è che conosci mai qualcuno di fiducia che può interessare a sto posto? Dico di gente ne conosco tanta, ma di fiducia no. Lo so, ma quello sai che è che un posto che serve una persona veramente energica e con tanta voglia di lavorare. Così è ancora più difficile. Lo so, ma quello sai che è che un posto pieno di responsabilità è molto faticoso. Ti dico subito, da chiunque vinto fino e mo, manca una settimana che se ne aiuto. Ma che sei un lavoro forzato? È faticoso, Giovanni, è ma molto. Ma poi ci capiti, ma mo va a te. Però se sei di qualcuno mi fai sapere. Ma poi ci ho mannaggia, questo sarà esso. Qual è il problema? Vuol dire me la presenti? No, lei non si vuole compromettere. Senta, fa una cosa. Dentro a questa stanza ci sta una porticina che comunica con l'uscita di servizio. Ah, bravo, ingegno. Mannaggia, io. Ecco. Vabbè. Angelo mio. Come siete stata buona a venire?
zitto! Sapisse voi come sono emozionata! Ma perché? Se non ti dà paura me! E voi? Ma chi si mette paura voi? Angelo mio! E no! E vado a sapere! È ancora troppo presto! Prima vi devo parlare di una cosa molto seria! Più seria questa? Voi neanche oggi saprete io chi sono e come mi chiamo. Nemmeno oggi? No. Però saprete la ragione di tutti questi misteri. Ah, e a me è già una cosa. È una cosa terribile. Giovanni, io non so neanche da dove cominciare. Dici. Io ho avuto un amante. Questo era? Chissà che abbia pensato. Però 4 anni fa è morto. È stato colpito sotto le armi, nel pieno compimento del suo dovere. Ah, in guerra? La schegge granata, forse? No. Si è tagliato con un cortile mentre ammonava il patano. A Gerusalemme. E poi un'infezione, tetanus, saluto a Nusso di me. Ah, mamma, mi dispiace. Stai facendo presepe? Ma qua presepe? No, io sì, Gerusalemme. No, stavo a Gerusalemme con Moshe Dayan. Ah, come la tranne, Ma cosa dite? Moshe Dayan, quello che combatteva contro Arafat. Ah, e chi l'ha fatto? D'accordo. O presepe? Ma voi ci capite? Comunque è morto. E gli sono rimasto con uno scrupolo dei pazzi. E allora ho giurato sulla sua memoria che mai più avrei avuto un amante. Per questo sono venuto da voi. Ah, come? E dopo il giuramento che ho fatto sulla sua memoria posso accettare qualsiasi invito. Tanto sono sicura di poter resistere. E mo? E mo non sono più tanto sicura. Angelo mio. Comunque qualsiasi cosa succederà tra noi, voi non saprete mai. Sono io. E non fa niente, io non vado a queste piccolezze, non me lo dite. Aspettate, aspettate, vi devo dire un'altra cosa importante. Mio marito, penso che sospetti qualche cosa. E che cosa ve lo fa pensare? È il fatto che prima stava sempre zitto zitto. E mo se mi sa parlare? No, no, sta sempre zitto. Ah. Ma sta zitto di un'altra maniera. Stamattina, per esempio, mentre facevamo colazione, ha detto... Esci. E l'ha detto con una voce piena di sospetto. Ma forse vi sarete impressionato. Può essere, ma io quando tengo un presentimento... Tazzicato sempre. Mai. Ma non ci possiamo basare sui miei falsi presentimenti. Eppure è vero. Quando sono venuto da voi, prima di entrare, sul pianerottolo, nell'angolo più scuro, mi è sembrato di vedere un'ombra. Un'ombra? Un'ombra misteriosa. Ma così mi avete impressionato, pure a me. Vabbè, ma voi non vi dovete preoccupare, qua ci sono io per voi. Voi sapete che fate. Se lui dovesse venire, potete andare nella mia stanza da letto. C'è una porticina che comunica il dolce di servizio. Voi ve ne uscite mentre vi intrattengo con una banale scusa. E quindi poi... Ho sapevo, Ace! Via, via! Non facete rumore, ma raccomando. Magari non è Ace. Mannaggia. Addosso. Addosso! No, aspettate. Non la passerite, no. Miserabile. Vaggia a romperlo. No. Ma che mangia da? Ma che mangia da? Vaggia a girare tutto e tu. Questo è quello che avrebbe detto 30 anni fa un marito tradito. E invece, caro signore, oggi bisogna essere moderni e comprensivi. Madonna, gli stessi diritti dell'uomo, parliamoci chiaramente, so perfettamente che mia moglie è venuta qua da voi. Non per niente l'ho fatta pedinare da 2 agenti di provata fama internazionale, ma solo per avere la certezza della sua infedeltà. E avete avuto la certezza? Laggiù avete la certezza. Eh sì, perché io mica sono geloso. E certamente non mi sarei coperto di ridicolo con scenate vecchio stile. Le mie intenzioni sono molto più serie. Pure io desidero la mia libertà, voglio divorziare, ma non tengo coraggio di lasciare la povera femmina di mia moglie mia. Quindi vi faccio una proposta onesta e convincente. Io accordo divorzio, ma voi siete disposti a sposare mia moglie? Aspettate un momento, ragioniamo. Mi spiego meglio. Dovete sapere che da un po' di tempo io sono pazzamente innamorato di una donna che lavora in casa mia e che si occupa di arte culinaria. Culinaria? In casa vostra? Sì. Magari la cuoca? Sì, ma questa è una cuoca speciale. Perché cucina bene? Ma chi cucina una schifezza? Proprio perché non aveva mai fatto la cuoca. Ma è una donna di sani e rigidi principi, come si dice, meglio fare la cuoca. Che la butta. Non l'avete detto, ora mi vedete, io ci capite che ci tengo questo. Chi si riserva a me, ma mi ha detto che mi cederà solamente dopo che l'avrò sposato. È per questo che voi volete divorziare? Sì, ma io già sta quieta la cervella, mia moglie si deve sistemare, non la posso lasciare in bisogno. Insomma,
Sposatevi la moglie. E che buon cuore che tenete. E così io dovrei far sistemare vostra moglie con me. Ma ci dice la verità. Non era questa la mia intenzione. Vi capisco bene. Anzi, vi dirò di più. Non era mia intenzione fare una cosa seria con vostra moglie. Vi capisco bene. Sono un uomo di mondo. Vostro aveste fatto la stessa cosa. Voi ci crederete o meno. Tra me e vostra moglie non è successo ancora niente di non dobbiamo subito riparare. C'è una certa simpatia. E che se c'è una cosa? Non, la mia situazione economica... Ah, no! Non vada a preoccupare. Mia moglie c'ha di su una rendita mensile in 1,5 milioni. Basta! Non parlate più. Voi così mi offendete. I miei principi morali mi impediscono di pesare il valore di una donna dal denaro che essa possiede. Ma chi l'avete pigliato? Vedo che ha a che fare con un galantuomo. Questo è quello che avrebbe detto un giovanotto 30 anni fa. Ma siccome sono un uomo moderno, pratico e comprensivo, che va già a dicere, ma già sposato, accetto di sposare vostra moglie. E io vi ringrazio tanto, però ma da fare la cortesia, non la da dicere ancora niente, voglio parlare prima con Regina. Capito, fa vita parlare con la Regina? Ma quale Regina? Con Regina, la cuoca, la persona di cui vi ho parlato. La culinaria, sì, non vi preoccupate. Potete venire fra 2 ore a casa mia? Sì, prendate le indizze. Io porto sorbetti via Chiaia 112. Sta bene. Allora ci vediamo alle 4? State senza benzina. Vabbè. Oh, sapete che mi piace in tutto questo? Che quando Regina sarà mia moglie, non farà più la cuoca. E la cucina la fa zia. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Leopoldo Sorbetti, via Chiaia 112. Ma chi le nuove palazze a 7 piani? Chissà che piano starà. Ma che se sta ancora qua? Angelo mio, ma non siete andati ancora via? Sì, ma poi sono tornata. Mio marito se n'è andato? Sì, state tranquilla. Volevo sapere come è andata a finire. Angelo mio, era proprio marito vostro. E io te ne ho presentimento. Sì, ma tutto a posto. Come sarebbe tutto a posto? Non ve lo posso dire, mi ha fatto promettere di dirvelo solamente dopo. E allora parlate. E allora giurate che non dici niente. Sì, lo giuro. E allora sappiate che tra 2 ore mi ha già fatto la casa vostra. E te lo so pure come vi chiamate e dove abitate. Lasciate perdere, che vi ha detto mio marito? Questo marito mi ha fatto una promessa inaspettata. È proprio un signore? Ma insomma, ma non ho marito che sono coppa di spine. Ma mi ha emozionato pure a me. Insomma, vostro marito mi ha proposto di sposò. E vi sposò a me? Siete felice? Gesù, io non ci capisco più niente. E allora forse ci capirete qualche cosa quando saprete che vostro marito fa divorzio. O divorzio? Sì, chi le si è innamorata di un'altra donna? Mio marito? Sì, è una donna che sta pure in casa vostra. In casa mia? Sì. Giulietta. E chi è Giulietta? Giulietta è la donna di servizio. Che lei è una bella vogliona. Me lo dovevo aspettare, avrò fatto la civetta e si sarei chiusa in casa. Scusate, ma in casa vostra non c'è anche una cuoca? Sì, ma quella è da scartare. E perché? Ma perché è vecchio, brutto, ma brutto, eh! Eppure è propizio. Quello vostro marito ha detto io voglio il divorzio, a così mi sposa Cuco. Ma veramente è stata dicendo? Che pulita, a me chi l'ha così hai? Ah, ha detto che non sa cucinare. Allora è proprio. Ha detto che prima non faceva la cuoca, che è bellissima e signorile. Ah, è sciuta pazza, non è vero, che lei è vecchia, brutta e volgare. Vabbè, non vi arrabbiate, non c'è gusti suoi. Ma è mostruoso, è mostruoso. Scusate, ma fu che fa la porta? D'altronde ci sono io con voi, no? E avete ragione. Mio marito si vuole tenere come amante di Lucicorno. E allora io mi posso pure mettere con voi. Grazie assai. Fa divorzio. Se vuoi sposare chi lo cuofano. E io faccio contenta. Vi sposo. Grazie. Poi così mi rendete molto felice. Siete felici anche voi? Sì. Ora però io vi devo dire una cosa importante. Dovete sapere che io vengo da una buona famiglia, però... Però? Però non ho una grande sostanza. Che ci importa? Non importa, perché io so che voi siete molto ricca. Molto ricca io? Sì, vostro marito mi ha detto che voi avete una rendita mensile di 1,5 milioni. Bricconcella. Mio marito vi ha detto questo? Perché non è vero? No, che non è vero, io non tengo manco una lira. E come sarebbe? Certamente, se no mi pigliavo, sì, mi sposava essa. Un bucciardo. E mo sapesse come sono contento, sapete che non tenete una lira. Ma come ha già potuto vivere vicino a un uomo così meschino? E poi per tanto tempo. Giovanni, sapete che vi dico? Il suo divorzio. E il divorzio. Ah, aspettate, non gli date presa. Il suo che io mi sposo. E io mi sposo, siete contento? Sì. Che ce non porta a noi di essere poveri? Ah, vivremo solo d'amore, come si dice, 2 cuori e una capanna. E poi dove ci sono i soldi non si è mai felice, non ne avete? Sì, spesso. Vuol dire che vi metterete a lavorare. Per forza, ecco, mi metto a lavorare
Risolviamo tutto. Bravo, io me ne vado allora. Ci vediamo tra 2 ore a casa mia. Mo va bene, Giovannino mio? Ma non tanto più. Sì, sì, molto. Sentite, io ora so il vostro cognome, ma non so il vostro nome. Irma. Ah, Irma. Ah, Irma, a proposito, tuo marito mi ha detto che abitate a Via Chiaia, al numero 112, ma non mi ha detto il piano. Al terzo piano. Terzo. Vabbè, dammi un bacetto. Più tardi. Tu non ne a correre. Più tardi. Metto a fatica, è una parola, è a dolore con queste fatiche. Mannaggia, ma tu guardi in tacco guai, mi sono pensato. Ma che sta ancora qua? Angelo mio, ma siete ancora voi? E che facci da fumagliaccio, sono chi? Ah, sono di, sei tu. Sono chi, ci capito segreta. Sono dovuto tornare un'altra volta qua perché mi ha scontato la nota della spesa. Vi disturbo? Oh, signor. E gli amici vostri se ne sono andati? Sì, sì. Ah, e allora ma posso pure trattenere, così mi riposo un po'. Assolutamente ne vai, ma che lo vuoi tu? Tenga camera, sì. Eccomi qua! Enrico, una da voce. Ma sei occupato ancora? Trasa, se n'è andata, ah. Lì! No, sai, ero venuto a sapere se magari avevi parlato con qualcuno di quel posto di ragioniere, sai. Dico, tu che fai campano poco, tu me l'hai detto 3 minuti fa. Lo so, però, sai, combinazioni, può darsi che... se poi non interessa a nessuno. Enrico, senti, ci hai già pensato? Quel posto di lavoro lo prendo io. Tu! Giovanni, guarda, la sfatica, Enrico, io tra un po' mi sposo. Te sposo? Ma che stai dicendo? Auguri! Sì, ma tu mola, mi sta toccando tutto quanto! Vieni pure! Oh, tu mi fai la... Quello è un fatto ancora segreto! E come sta? Ma com'è? Uno sa da sposare e sta così incazzato! Prego, accomodatevi! Oh, signore, ci sta! Sera Bozzi dell'agenzia investigativa segretissimamente segreta. Lo signore non mi conosce, ma lui abita una cosa urgente. Ah, una cosa segreta? Segreto. Ah, e quando è segreta che stai urnato? Ma ve la vado a chiamare subito. Così con te, ti voglio far rendere conto il guai che hai combinato. Cosa fa tu? E non mortificare più, no? Ma tu, il signor Sorbetti, viene al nostro ufficio, mi dà l'incarico di far pedinare la moglie. Mi dai connotati della signora in questione. Io affido a te questo compito delicato, perché sono 15 giorni che mi stai luando a capo. Voglio incominciare, fatemi cominciare la missione. Amici, ti ha cominciato. Ti ha cominciato e vino qua che combinato. Ma io che colpa ne vengo? Io mi sono appostato sotto la casa di questo signor Leopoldo Sorbetti. Hanno certo dato la zaggia per stare scinato lui. Non sapevo, mi sono sentito sudare freddo. Per l'emozione. No, l'ho fatta visciare, provocando l'emozione. Che ha già fatto? Io quando emozione, che si effetto mi fa? Ma andavi in un bar e lasciavi perdere la signora. Hanno deciso manco per pazione. Il dovere innanzitutto, la mia prima missione, ecco, tutto male panza che avevo, mi sono messo a pedinare la signora. E non vuol dire che quando avevo si è fermata a guardare i parini, che la pernaccia. Ma tu stai parlando di una signora che non era la signora Sorbetti. Hai seguito una brada, un po', capito? E io che ne sapevo, quello rispondeva agli stessi connotati che voi mi avete dato. E poi ascevo lo stesso palazzo, via Iaia 112. Ma se non ciucci ti dovevi informare. Ma potevo mai chiedere alla signora, scusate, siete voi la signora Sorbetti, io vai già per di no. Ma starta zitto, mi fai solo tu che hai niente. Dovevi chiedere al portiere, a qualcuno. Niente. Già se mi sapresti la prima donna valuta. E mo col rapporto che hai fatto al signor Sorbetti, chi lo vede qua? Se trovo con una femmina che non è la moglie da sua. E quindi una querela non ce la leva nessuno. Oh, è mo che può succedere? Porta tu quella al coraggio di chiedermi pure che può succedere. Ti sto dicendo quello che può succedere. Una querela è il buon nome dell'agenzia! Ma tu non vai a giocare, io stavo in quelle condizioni. E non sono domina a mio dovere, e voi invece mi dicete bravo papà, incazzate pure, no? Oh, signore sta occupato con un altro signore. State parlando di una cosa segreta. Mamma viene subito. Hai sentito? Sta parlando con il signore per una cosa segreta. Può vedere che sta parlando con il signor Sorbetti. Però, ma scisa!
Siamo arrivati troppo tardi. Ma come, che ne abbiamo della sorella acciso? Mamma mi sto ostruando fritta. Ma tu lo sai come sono questi uomini traditi? Fanno cosa anche a loro, chi ciega di furore e pigliano parato. Oh, no. Gesù, acciso pure la mamma. Che tragedia. Sta studiando colpa. Ma no. E poi ci dico, quando mi emoziono, magari sotto. Madonna, ma tu si è suicidato. Ma ce l'hanno solo qui da sta casa! Aspetto di andare a tempo posto muovere! Tieni paura! No, ma sono cagato solo! Ma poi me ne vado! Allora, con te vado! Con te vado, allora! Mamma! Della conferenza che terrò domani al circolo di Santa Pulfandova. Permettete, vado ad aprire. Certo, sì, sta conferenza te ne sta un circolo più importante. Ma chi lo l'hanno chiamato? Professor, ci sta l'inquilino del secondo piano, il signor Sorbetti vi vuole parlare. Perché poi io mi tengo da fare. Aspetta, lo vado a dire che hanno potuto ricevere. Questa è la prima conferenza che tengo e la volevo rileggere. Ah. La signora Rosso. È scesa, è guidata dalla signora Scopelli. Quando mai? Fa una cosa, Giulietta, fai entrare questo signore. Poi dopo vai al circolo di Santa Pulfandofra e consegni il manoscritto alla presidentessa. Va bene, capito? Professore, sarà fatto, permettete. Non c'è sta mai un momento qua. Signor professore, buongiorno. Ah, buongiorno, voi siete l'inquilino del secondo piano. Bravo, bello. Proprio così, ci siamo incontrati qualche volta in mezzo alle scale. E a che debbo l'onore della vostra visita? Dunque, professore, tra breve la mia vita subirà una totale trasformazione che adesso non vi posso dire. Vabbè, non mi dico. Oh, io dicesse pure perché voi siete una persona seria e si vede, ma non è possibile. E non mi ricino niente. Ma mi sono incazzato, Rosi. Ma ti immagino incazzato. Ma posso state a pensiero tranquillo che appena sarà posto in rivengo che è tutto qua. Appunto, sorbetti. Che dite? Vogliamo. Sentiamo. Dunque, l'altro giorno in mezzo alle scale mi avete detto che vi serviva un appartamentino sfitto per organizzare un corso di conferenze. Vi ricordate bene? Certamente. Però dovrebbe essere nelle vicinanze. Io la c'ho trovato. Sei liberato un appartamentino mio di mia proprietà proprio qua vicina. Prima di mettere il silogo ho pensato a voi, ho fatto bene. Certamente, ve ne sono grato. La caravella, professor? No, grazie. Gli aravelli sono a mille. A mille? Sono 12 luci, gli aravelli. Dunque, voi muovono se ne sapete qual è la totale trasformazione che subirà la mia vita. Non signore, sono fatto. Oh, non so, io dicesse pure, ma sapete, voi siete una persona seria, se si vede, ma sono cose intime. E non lo dicevo! Proprio, ma non mi arrabbiate, professore, pigliate quella da caramello, vorrete. Io sapete che è? E va a finire che vi offendete e voi pigliate qua la casarella mia. Ah no, non sono un busillanime. Un chi? Busillanime. Oh, professore, che bella parola! Permettetemi una segna! Una bella pinna. Ma piace, roppa fare cose. Ma quando la professore tengo una cinquantina, non mi preoccupo. Dunque, così. Busillanime. Oh, professore, come si dice speciale, si vede che te dice la lingua sfiziosa, si vede che facete conferenze. A proposito, professore, la prossima volta che facete una parlata, voi uscite a me, lei va a venga a sedi. Un discorso, ma come si dice? Va bene, faccio i biglietti. Grazie, ma... Ma seconda. Che cosa? Ma seconda. No, non è che si parla solo in greco, è una bella canzone. Andi spondo, l'amore, ora le pesci ci fanno l'amore. Sarò? È una conferenza, si parla su mamma. E allora non si amore. Ma no, dipenderà.
l'argomento che è stato convenienzi. Ma non preoccupate, mamma mia, si è fatta tardi, professor, me ne devo andare. Comunque, sto stato a pensiero tranquillo che appena succederà quella cosa, io vengo qui e vi dico tutto. La trasformazione. Ma quale trasformazione? Quella che supera la mia vita. Mi ricopri, avete ragione, io già tenevo sempre qualcosa in capo, sapete, tengo un quadruccio in capo, come viene spesso. A scazzetta. Ma via, via da villa, per su. Via da villa, per su. E via da villa, tengo un sonnare a casa. Comunque state senza pensieri, per su, la casa era la mia vostra. E appena sarà successo quella cosa, vengo qua e vi dico tu. Arrivederci, per su. Non dubitate, ci metteremo d'accordo. Ah, ci si invadono tutto il palazzo, capisci? Scopetti e sorbetti. Signora, arrivederci, professore, arrivederci. Accompagni un momento il signor Sorbettettone. Ah, guardi come è andato Giulietta al circolo per consegnargli il testo della conferenza. A che ora sei tornata a casa? Sì. Non so proprio a scuola. Avete sentito? Ha detto che non è proprio uscito. Che bugiardo! Invece che le regalo una data cammaretta in modo che tu non la vuoi interrogare. Io non ci posso pensare. Cacoca, Gesù, cacoca! Quello si corte. Don Artù, ma voi l'avete mai vista la mia cuoca? Sì, l'hai visto qualche volta in desca. Un magazzino tutto insalato a nazzi. Però ho sempre pensato, io da questa non mi facesse cucinare niente. Ah, pure io, sì. Che svergognato, ma come si può fare? Avrà perso proprio a capo. Oui, oui, state zitti, state zitti. Che tipo curioso che è il suo sorbetto. Professor, buongiorno. Buongiorno. Ah, buongiorno, scusate se non mi posso trattenere, ma devo scrivere la mia seconda conferenza. E poi aspetti qualche visita? Ah, no! Che buciardo! Ah, ha cercato il libro dei conti, ma prima è scritto la giornalmente conte Calucca. Ah, sì! Ma perché, professore, voi è conte e facete Calucca? Ma certo, quello mia moglie non tanto ne capisce, vero, Irma? Certo, tu invece! E per questo noi ti togliamo il disturbo, ti lasciamo solo con la Calucca. È meglio! Perché io quando faccio le conto non voglio essere disturbato. Già. Per carità, tu ti avessi a disturbare. Quello sapete com'è? Perché la cuoca mi cucina un mandolino. Ah, guarda lì la cuoca. Lo sappiamo che tu con la cuoca ci sai fare. Irma, tu sei bella e cara, però queste cose non capisci. Tu invece sai esatto la roaccia mettere in mano. E noi per questo le diamo il fastidio. Ma da fa mettere in mano, venite con me, andiamo in camera mia, la stampa da su. E che ci capisci? Sono scarafunto, Celestina. Ho un detto. Avanti. Professor, mi avete chiamato. Sì, venite. Stavo guardando proprio i vostri conti. Non c'è niente da fare, non ci riuscite a mettere in colonna. In colonna? In colonna, perché lo fa meraviglia. Ah, ma perché non sta bene? Non sta bene, mi domanda. Sturanci fallone, qua che è? 1, 5, 9, che è? 7! Ah, è 7. E beh, tutta la non c'è una forza lo 7. Vedo che non avete incluso il vostro stipendio, ma è stato vostro. Incluso? Aggiunti, come dire? Ah, sì, sì, l'otto del mese. 4 milioni. 400.000 lire, professore! E voi avete messo 7! E me ne è scappato! È stato un attimo! Ah. Poi vedo una scatola di fiammifere 20.000 lire. È vero che la vita è aumentata, però 20.000 lire. 200 lire, professore! E voi l'avete segnato in tavolo, non è migliaia! Avanti! Si può? Che c'è, donna? No, non volevo disturbare. È impossibile. No, professore, 3.070! Donna, tu volevi qualcosa? No, volevo vedere con i miei occhi.
Volevo vedere come voi eravate brava a fare i conti, professore. Che ci vuole? Quello mia moglie di là diceva, insomma, io... Con permesso, professore. Ma da passò. Cioè, sì, guardate, come volete che mi raccapezzi con tutto questo imbroglio che avete fatto? Ma professore, voi mi maltrattate sempre a me. Se non siete contenti di me, io me ne posso morire. Oh. Ecco qua, se potete offendere, ma che vi ho detto di male? Soltanto di fare un po' più di attenzione. Ehi, quanto ne sta ci fa? Avanti. Professore, vi disturbo? Ah no, ma come avete mi sentato? Scusate, professore, volevo consultare un momento l'elenco delle fonti. Gesù, Gesù, sono cose pazze. Allora, Celesti, guardate, quando avete un momento lì, voi venite da me e io vi faccio vedere come si fa. Piano piano, calmo calmo, attentamente, poi vedete che sarete la prima e rimanete soddisfatti. Ehi, Celesti, professore, Celesti, voi ho sapete, io non lo faccio per cattiva volontà. Gli faccio tutte cose come fa contento, professore. Gesù, Gesù. Signora cara, ci vuole pazienza. Che la muoia è una brava donna, mi è un po' che sbagliata. E questa è anche colpa di mia moglie che non ha ricevuto. Professore, tenete lontano da queste cose a vostra moglie. Lei è una donna per bene, non si deve occupare di questo. Ma certamente, che la verità è che anche mia moglie non lo sa fare. Ma chissà che pretendete da quella poverella. Ma non ce la pretendo, è il minimo indispensabile. Se avessi imparato a mettere in colonna almeno, no? È una cosa marimale. Ma poi si ci trova, si dice trova. E che se imparata ce l'ha copa a posto? E ciò sto imparando, ma che l'è fatica, non capisci. Però per le altre cose, come posso fare? Sapissimo che stava facendo che li mani. Ma perché aspetta, fegù? E voi sto dicendo! E basta, non tengo che fare, però. Ah, professore, io una sola cosa vi voglio dire, Vostra moglie è una perla, è una donna fedelissima. Io sono la sua migliore amica e so tutto di lei. Eppure se avessi il mio reggimento sul dato, non so aspettare mai di lei. Ma che boh, chissà, certamente, signore, certamente. No, io la dico per ogni chissà. Guarda, Rimo ha girato l'altro di là, sapete perché? Perché si è scontato un litro di un in casa. È sbadata. Se capisce, capo, non funziona, anche le avicchioglie. Ma che c'è? Non è questione di età, è il cervello. E allora? Mi ha fatto certi discorsi, che scandalo! Tu continui! Io gli ho buttato qualche frecciatino, mi ha fatto vedere che non capivo. Io non ci posso pensare a perdere la capa perché la femma. Una persona seria come il vostro marito. Sarà asciutto pazzo. No, questa sono una degenerazione. Vabbè, con tempo oggi non ci potete meravigliare giù niente. Ma troppo e troppo. Avesse perso la capa per una pagina. Ma che sei in un caso patologico? Sappiamo bene quello che puoi capire. A te qua io ti sono sempre piaciuto. Luise, non cominciamo, mo. Non è normale. Qui, non dobbiamo perdere tempo. Sono le 15:30 e deve venire quel signore. Sommilla, Giovanni Sommilla. Il signor Sommilla deve venire alle 4 a parlare col professore vostro marito. Sì. Allora, gli dobbiamo parlare un poco prima, in modo che lo mettiamo in guardia. Ma decidimi una cosa. Quando il professore gli ha detto, scusate la moglie, ma Sommilla, come vi è parso? Non aveva piaciuto? A me mi è parso assai contenta, la verità. E allora gli dobbiamo dire che questo matrimonio non è possibile. Oh Gesù, e perché? Allora non avete capito niente. La proposta del professore non è normale. Secondo me, non sta buono. È una proposta fatta da un pazzo. No, ma è giusto, è solo uno pazzo se poteva andare a morire Celesti. E questo pure io penso. Ma tu ci tieni, tu sposo a chi? La verità non mi dispiace, se no io vado a casa tua. Aspettate, ho trovato. Vi possiamo dire che il professore è gravemente malato e voi non mi do coraggio non lo lasciamo. Ma pare una buona idea. Ma vostro marito che sta facendo? Io vin da cucina a parlare con Celestina, roba io vendo studio a scrivere. E dallo studio si sente un campanello? Sì, si sente, ma anche lui quando sta scrivendo non sente niente. No, perché dobbiamo fare in modo che quando arriva la sommilla, un campanello, non la dà se no. E che facciamo? Sputiamo in mezzo ai scopi? No. La signora Emma, ma fuori al balcone, quando lo vedete arrivare ci avvisa. Facciamo così, Grazie, allora non mi vado a facciare, Lui sente. Voglio parlare con quella femmina. Ma con chi? Capunque, la
la voglio convincere ad andare a letto col professore. Ma tu sei pazza, non so fatta le tue. Cara Luisa, l'unico modo per guarire il professore è soddisfare questo suo patologico, degenerato, disgustoso desiderio. Tu hai mai letto Freud? A chi? Vabbè, va a chiamare tu, no? Non fa niente. Va poi va, che? Però qua nel momento non ci voglio essere. Ho tutto il pensiero, lo favo tutto. Figurati a me. Ma io ora devo trovare la forma per dirglielo. Come ci posso dire? Signora Cuoca Celestina, voi dovete andare a letto col professore. No, non ci posso dircela così. E allora come ci posso dircela? Si è andato a fare lei, ma non è meglio se arrivato. Ma fammi, fammi. Ma no, ma quando è brutto. E mi sono scordate i figlioli, prete e conca. E chi sa dove sta? Amabilissima Celestina! Signor, ce l'avete con me? Vieni davanti, ma ci devo guardare. Ma il professore non c'è sta? O professore, voi pensate sempre un professore. Ma tratta malamente e mi fa via collera. Ah, sì? Ma strapazza! Ma strapazza! È buia! Che ne sa, ci non so tanta pratica, ci ho fatto fino alla terza elementare e certe cose non mi ricordo. Ya, ma non facete l'ingenuo con me, queste cose mica sembrano una scuola. La verità? E che ci ho fatto malamente conto. Ah, perché si lasciate fuori il conto? Siete incinta? Incinta io, ma mi pazza! A me non lo facite, sicché aspettate un figlio da professore? Signor, ma che state dicendo? Ma facciamo meglio chiacchiere, perché non sapete come il professore pensa capo per voi. Signor, ma state tranquillo! Io la manderò il professore! Perché il professore non mi ha fatto mai una proposta. Una proposta? Ehi, qua proposta! Volete dire che voi non sapete che il professore vuole lasciare la moglie per sposare voi? Oh, ma non ami! Oh, mamma mia! Non vedi che la fai sentire male? Mamma mia! Celesti, aspettate! Aspettate, aspettate, donna Luisa, io mi sento sturduta! Ma mi piace sentire! E allora è vero? No, dica che la voi state dicendo, è vero! E certamente che è vero! Oh. Ma voi, capirete, non potete, devo professore, la non lasciamo che non sta bene. Certamente non sta bene, però... Ma perché voi permettereste una cosa questa? E Gesù, si chi lo può? No, signore, come me l'ha già fatto, può far capire. Il professore non sta bene, e siccome non sta bene, vuole sposare voi. È come se fosse asciutto pazzo. Pazzo? Povero uomo! Ma voi dicetemi una cosa. Ma voi volete bene un professore vostro? Certo, e chi l'ha rubato, signore? E volete che guarisce da questa malattia e ritorna felice con la moglie? E come no? E allora statemi a sentire. Quando vi trovate solo col professore, guardate la rinde palle e voce, fate un bel sospiro e la recita. Professore, mi sono innamorato di voi. Signore, ma che decide che non mi sono buono? E facete mazzumba! Ma tu, quando sei fatto questa cosa, cosa dici? Analise! Aspettate, aspettate! Fatto mi pare interessante! E allora tu facete questo sacrificio? E io lo faccio! Tanto più che tanto lo sacrificio non è! Ma quando va ma un po' di gola che già fa? Tutto quello che vi dice di fare. Non mi preoccupare, non mi dimmi cosa a posto. A tu, basta che ci troviamo da poco poi. Lui sei, ma noi che ci ha sto qua? Il signor Sommella, la signora e il signor Scopetti. I signori sanno tutto, gli ho raccontato tutto. Ma come ci hai detto pure il fatto che tuo marito vuole il divorzio e tutto il resto? Tutto. Permettete un attimo, vado un attimo da mio marito a vedere che sta facendo, vengo subito. Intrattenetevi un poco con loro. La signora... Irma è amica mia, va bene marito, è meglio con sua vita. È una donna per bene. Onesta e fedele. Lo fate la cura, non ne ho vero niente. E solo che si è voluto sapere, o professore è uscito pazzo.
Insomma, professore, non vuoi giudici. Zitto, sta venendo. Era così assorto nel suo lavoro che non mi ha sentito manco tre sì. Comunque mo sta venendo. Ah, tu non ce ne volessi mandare? Eh sì, tu sei a cena. Vilma, mi raccomando, non te fa fasce. Signor, ma lo dite per me? No, ma io mi capisce. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Poi ti faccio sapere. No, ma si è lasciato fare. Ma la firma che mane, certamente. Non è più possibile, Giovanni. Ma non è possibile. No. Perché? Mio marito non sta bene. Ho troppo studio, lo sta facendo sfrenesiare, non è in sé. E io gli devo stare vicino. Cose pazze. Bravo, cose pazze. Non vi pigliate collera, ma non è più possibile. Quindi non è più possibile. Vi prego, tacete. Tacerò. Perché se non tacete, io potrei pure venire meno ai miei doveri coniugali. No, per carità, ci dobbiamo sacrificare, allora. E allora, vabbè. Mio marito mi viene. Ma perché? Ma è necessario? E Gesù, non ti appuntamento qui. Addio, Giovanni. Addio, Irma. E pensare che poteva essere tanto bello. Tanto, ma tanto bello. Addio, Giovanni. E addio, Irma. Oh. Ma non mi sono scansata. E mo me la vado a me scansuro, va, sì. Ah, signor Etico, signor Mope. Non ci sono pochi sito. Io sono la cuoca, perché la cameriera è uscita, aspettate. La cuoca? Non è possibile. Lo so. E che la menisciuna mi diceva una cosa. E ci hanno ragione. E indovinate perché mi pigliano. Oh, mamma. Ma pigliano per una signora, ma pigliano. Quando uno tiene il lineamento, signori. Sì, sì. Sta. Sentite, il signor Sorbetti sta venendo. Sorbetti. Ehi, Sorbetti. Ma chi ne Sorbetti non stai in casa, qua? A posto, che la cameriera va ancora bene, permettete un momento, permettete. Ma come i Sorbetti non abita qua, visto mise pazzi? Signor, voi avete chiesto di Sorbetti? Sì. E chi lei il site che ammo trasa? Sentite, Regina. A me? Voi siete Regina, Vabbè che tende il lineamento, signori. Addirittura Regina. Signor. Dite. Dicitemi una cosa. Posso ancora piacere? Piacete al padrone vostro e questo basta. Ho fatto pure voi. Oh mamma mia, ma facete mettere il cuore, mamma mia. Secondo me Sorbetti è veramente un bazzuto. Visto la cava finalmente. Ma hai visto? Non è tanto giovane, però è un tipo. Vai. La persona che ti è venuta ad aprire. La persona? Ma ci manca visto, vabbè, comunque pensiamo un po' ai fatti nostri. Io ho visto entrare dal palazzo. A Cittoglio con i chissi, ma tutto solo, invece niente. Allora ci chiama la Ravello Portiera, la città, ma ha visto il signore tra sui due palazzi, regi. Hai te ragioni, che ti aiuto al terzo piano? E perché vostra moglie mi ha detto che voi abitate al terzo piano? E avete capito male, io abito al secondo piano, questa è la casa del professor Capinci. Sapete che non ci sto capendo niente? Capita, vabbè, non vi preoccupate, poi mentre io preparo il terreno, vi assettate un momento là, oi. Ma come, ma sta finta sta casa e sto signore che non conosco? Avete ragione. Beh, facete una cosa, loro, quando viene il professore, voi dice che siete venuti per avere niente alla conferenza. Niente, tanto, scende al secondo piano, e poi ci vediamo. Avete visto là? Ma la cuoca? Sentite, ma vi piace veramente? Che non mi fa pure a me? Ma voi l'avete vista bene? Mi ha ingannato un po' tutti, non lo vedo nemmeno lì. Però! Ma facete! E lo venite anche sta parte, ma tu quando mi guardi. E che ce l'ho unito fallo, ma l'età impazzita. Avete ragione, signora mia. Ma io non mi ricordo più perché sono che trasso. Non c'è sta niente da fare, ma stanno facendo la scipazza. Bravo. Permettete. Aspettate, non me la salta solo, però. Uè, che sto pur sei innamorata di me. Prego, in che cosa mi posso servire? Il professore è addosso. Ah, te ne ho fatto che non...
ma mo stanno solo su, potete parlare. A chi non dice niente? La di gran giorno, a che servono le parole? Ci capisco? Senti, ti devo parlare con il professore, quindi andatela a chiamare. Come siete nervosi, signore? Calmato per la bocca. Mi sto in da casa dei pazzi. Mamma no, va qui. Che mi cerca? Oh, capisci? Capisce, prego. Il professor Capisce siete voi. Ma non vi ricordate di me? Io ero alunno vostro al liceo Umberto. E come faccio a ricordarmi? Ho avuto tanto di quella lì. Guardate che combinazione, entrare nella casa del professor Scapece. Capice? Professor Ossacci, ma voi lo sapete a scuola, tutto quando vi chiamavano Scapece, come Cucuziello. Cucuziello. Spirito di bastardezza. Ma piuttosto, a che debbo l'onore della vostra visita? Ah, e non mi ricordo più che vi devo dire, professor. Noi, mo tengo che fa. Professor, io, caro professor Capesce, io morivo dal desiderio di vedervi. Oh, sì, un desiderio enorme, professor. A un momento. Sapete che stavo a casa e ho detto, chissà come che sta facendo il professor Capesce, i ricordi, i bagni di scuola. Certo, se è il professore resta nel cuore degli alunni. Esatto. Vuol dire che ha lavorato bene. Però uno di saete che tengo. Professor, avete da fare, potete andare. Veramente siete voi che dovete andare. Avete ragione, era quello che stavo dicendo. Sto scrivendo la mia conferenza e quindi capite? La conferenza! Professor, io ero venuto qua per la conferenza. Voi dovete sapere che io sono un grandissimo amante delle conferenze e quindi sono venuto per chiedervi dei biglietti. Questo mi fa molto piacere, vi faccio i biglietti. Sì, quando me ne occorre, no? Professor, uccide pure la dozzina, bastano. Va benissimo, mi vado a pinare. Grazie, professor. Sono 12. Sì, sono 12, professor. Non di più, perché... Io sono tornata con la signora di Santa Porca, ma fanno fa, professore? Ma che cosa? Avete visto, professore? A Nazareth. Oh. Ma quindi te la faccio entrare? Ma chi? A presidentessa! Ah, presidentessa di Santa Porfandone? Sì, proprio lei, dice che vi deve parlare, la faccio entrare. E falla entrare, ma no. Che importanza, ma no? Che onore. Professore, l'onore è tutto mio. Ho letto la vostra conferenza e vi faccio le mie più vive congratulazioni. Ma c'è qualche usina che dobbiamo rivedere insieme. L'argomento è un po' scabroso e il circolo di Santa Porfandofora è pur sempre un circolo parrocchiale e bisogna fare molta attenzione. Comunque, ho sottolineato in rosso le cose che non potete dire e in blu le cose che potete dire. Guardate voi stesso. Ma voi avete sottolineato tutti in blu. Lo so, ma quello sottolineato in rosso è strabiliante, professore, portentoso. Vedete, sono venuta di persona per esprimervi la mia più grande ammirazione. Oh, ma lei mi confonde. Però quel patto dell'aborto l'ho dovuto cancellare, voi mi capirete. Ma anche così il vostro pensiero rimane chiarissimo. Professore, voi non siete un uomo. Ah, no. Ecco no. Su. Uno scienziato, un uomo dottissimo. Oh, ma lei mi confonde. Vogliamo andare nel mio studio e vediamo insieme cosa devo dire e cosa non devo dire? Certamente. Rileggiamo insieme il testo sottolineato in rosso. E nel caso, tagliare. Allora. Sì. L'esperienza prematrimoniale non va bene. Ma anche così, tutto ciò che resta sarà interessante, strepitoso. Interessantissimo. Andiamo, maestro. Giulietta, accompagna la presidentessa. Prego. Lo vedete? Mo tengo che fa. Professore, non fa niente, venga un'altra volta. Ah, no. Voi mi avete chiesto 12 biglietti, io non mi posso privare di questo. Vabbè, ma non vi disturbate. Ma nessun disturbo, ora vi mando mia moglie. Irma! Annuccia, fammi un favore, trattieni un po' questo mio amico. E chi è? È un mio ex allievo, deve avere 12 biglietti per la mia conferenza. Come vi chiamate? Giovanni Sommella. La mia signora. Un piacere. Un piacere, signora. Allora ci vediamo dopo.
E Ischkovas, questa è la casa dei pazzi. Ma perché? Scusate, ma come dovete far credere che chi è il mio marito vostro? Certamente che è mio marito. Quindi voi tenete due mariti? Io tengo due mariti. Quindi voi siete la signora Scapece? Capece! Sì, Capece. Poco fa eravate la signora Sorbetti. Io ero la signora Sorbetti. Voi dite che abitate al terzo piano e invece abitate al secondo. Ma no, io abito qui, al terzo piano. Quindi voi siete sicuri di non essere la signora Sorbetti? No, sono sempre stata Capece! E allora perché due ore fa mi avete fatto credere di essere la signora Sorbetti? Io vi ho fatto credere, ma voi state da lì. Voi mi avete fatto ma credere? Ma no, avete equivocato! Il signor Sorbetti! E morimbora! Signore? Ehi, ma chi vi ha dato offesa? Ma perché mi ha dato offesa? Non ho capito perché chiamate signora a lei che non vi era vostra. E poi perché chiamate signora a marito vostro? Sarete di dolore! Ma che succede? Scusate, professore, voi poco fa mi avete presentato questa signora come moglie vostra. Certamente. E allora perché il signore dice che la moglie era sua? Io non ho mai detto questo. Scusate, ma allora due ore fa chi di voi due mariti stava a casa mia? Voi! Ah, voi mi dovete spiegare! Ma scusate, ma allora io quando sono venuto a casa vostra non c'esteva mia moglie? Non lo so. E se non era mia moglie, non c'esteva? Sì! Era moglie vostra! Era la signora Sorbetti! Ma mi dovete mettere un piacere, io ho scelto, vado a preparare un'altra moglie, re! Ah. E poi... qua! Adesso me ne andate a dire voi, è vero? Perché sì. Mi avete detto non c'avete tanto da fare? Sì, da fare. Ma giovanotto, ma me voi adesso mi dovete spiegare tutto. Professor, e che faccio a spiegare? Non ci sta niente da spiegare. È tutto quanto così chiaro. Wow, arrivederci, professore. Signora, wow. Arrivederci, wow. Chiara, ma a me non mi ha conto niente. Voi volete parlare col signor Sorbetti? Allora, il signor Sorbetti è adesso venuto a parlare col signor Sorbetti. Allora, tengo una notizia veramente importante per il signor Leopoldo Sorbetti. E mo' vai a vedere se ci sta. Ehi, aspetto, me ne vado. No, non mi faccio fare questo come vado a voi. Ma quale da voi? Io ero le prime armi e non ho preso informazioni. E non potessi chiamare, bella Luccerete. Mi vuoi descrivere questo signor Leopoldo Sorbetti? Descrivere? Mi ha detto come? Apro, sì, chiatta, faccio, come si mette? Io non l'ho mai vista e non vorrei prendere un altro sacco. Ma tu pagiarci? Dice. E lui ti fa tombatello? A tombatello. Urto? Urto. E quando sta a casa? Tieni sempre una scazzetta in capo. Non vi potete sbagliare. Scazzetta in capo, grazie a sta. E mo, la facciamo, no? O si è andato un trapatore con Matarra con dentro, la missione è compiuta e sicuramente mi attoccano proprio chiuso. Oh, ma sto emozionando! Non ci vedi chiaro, non ci vedi chiaro! Sì. Signore, finalmente l'ho trovato! Io l'altra volta ho commesso lo sbaglio, ma adesso vi posso spiegare tutto. Lo sbaglio? Ma che sbaglio? La signora che stava a casa del signor Giovanni Sorbella non era la signora Sorbetti. A me non me ne importa! Era la signora Capice, la moglie del professor Capice! Ma voi che state dicendo? Il cornuto, non zite voi, ma il professor Capese. Siete contenti, mo? Contenti? È molto importante per un marito che ha sospetti sulla propria moglie venire a sapere che sei sbagliato. Ah, ma sono sbagliato. Non è la voce di che la faccia è scena. Quella è l'emozione. Ah, oh, sto emozionando pure. Venite. No, non mi ringraziate, me l'ha già scappata la panza! Ha detto punto punta! Ha trovato la trota! Mugliera! Ma allora era mugliera! Professore mio!
pure a me. Allora voi sapete qualcosa? Saggio tutte cose, professor. Però non mi dovete strapazzare. Ma che sai, parla. Ma sono innamorata di voi, professor! Oddio, che scandalo! Professore, che vergogna! Ci stai, saluto settimo piano. Al settimo piano? Nessuno entrava mai quasi, si può uscire tutto palazzo. Diceva vado all'ufficio postale, invece saluto settimo piano. In qualunque modo ci vuoi aspettare, non può tricare. Raffa, ma voi che ci facete qua invece stava il palazzo? Oggi ho voluto sistemare la cedere da porta. A qua ci stava meglio di concetto, non vi preoccupate. Avete capito niente? Chi se invece fu guarda porta? Ma... ma il problema non è guarda porta. Gli volesse che ci dica sui sorbetti. Che gli volete dire? Gli dovete spiegare che a casa vostra non sono venuta io, ma sua moglie, per essere che lo so pensi già. Insomma, mi dovete levare da mezzo a imbroglio. Sì, ma non sta bene mettere in imbroglio una femmina innocente, non è giusto. Ma non sarà giusto, ma meglio esca a me. Ma me se ce ne amma. Ah, ma insomma! Dove voi dovete annientare i sospetti di mio marito? Buonasera signora Capesci, a che devo il piacere della vostra visita? Veramente signore, non sono io, è questo signore Giovanni Sommella che vorrebbe parlare con vostro marito. Ah, e allora accomodatevi, mio marito non tarderà. Se permettete, mi vado a spugliare. Prego, prego. Permesso. Prego. Ma questa sarebbe la signora che volete far passare per mia amante? Che ci posso fare il sorbetto di questa moglie? Ma io metto scurno. Sentite, voi vi dovete rassegnare. Non ha capito, ma me lo rassegno e ho segnato pure lui. Ma poi, insomma, mi dovete levare da mia sacchissu broglio. Così non voglio mentire da me, non ci capito. Ma già scusa, con chi lo sa che va da? E che le segno tu pure a spugliare, ma che bella che cadere... Non sta venendo con cru. Ma tu sei sicuro che non hai visto un certo Giovanni Sommella uscire dal palazzo? Certissimo, con certa mia moglie non ha visto nessuno. A proposito, ho visto scendere la settima la vostra uva. Ma Giudice, che bella pomata del regina. Oh, ecco qua. Ui, ora una donna per bene, capi? Non ti consente certi apprezzamenti. Senza fare prezzi, kill è buono veramente. E a te pure, Raffaello. Vieni, mamma mia, ma che incisissimi, nemmeno il suo portiere non si sopporta proprio. Fa sempre che... Qui! Qui state qua, sto cercando con tutto palazzo, ma chi mi ha fatto entrare? Ma Befana! Come dite? No! Dice, di là c'è sta vostra moglie che si sta spogliando. Forse vi ho disturbato. Ma non avete capito, si sta cambiando. Insomma, ma voi lo sapete, a me non mi passa anche la casa. Sentite sorbetti, questa strada si sta un poco complicando, quindi io direi lasciamo stare e non ne parliamo più. Ma come mi mangi di cimignata vecchia? E ci capite che sta un colpo a stomaco? Vedi, io devo mettere in condizione mia moglie di scoprirsi. No, ma credo, non facete scoprire. No, quello si deve scoprire, perché solamente così mi posso sposare a regina. Ho preparato un piano e poi me ne vado. E poi me ne vado pure io. Sentite, io mi chiudo dentro la camera da letto con mia moglie, voi mi procuri testimoni, nel momento convenuto che stai, mentre facete un colpo di osso, pure due o tre vanno, boh. Facciamo eruzione e vi troviamo a letto con mia moglie infragante a tutte. E a questo punto tengo... E corno? No, tengo finalmente là le mie chiede di divorzio. E così io mi sposo alla regina e mi sposo a mia moglie. Quanto è bello. Allora adesso vado a chiamare e poi... No. E poi vi lascio. Aspettate, sole, non mi andate, no? Ma che mo' c'è fai a me di andare al supermercato? Ma è tutto questo per trovare mutanna? Da loro, no, però parliamo di un
c'è detto che ho pagato l'ufficio posto. Sì. Ma parliamo di altro. Ma vedrete che sta giusta tutta. No. Ah, so vabbè, ma... non ti preoccupare. Sì, ma parliamo. Non me ne andate, non mi lasciate da solo, Sorbetti! Mannaggia, chi le tenne pure coraggerino. Scusate, ma mi sono cagnata sana, sa, stavo tutta sudata, una spugna da, e quando uno suda puzza, mamma mia, come puzza. Mio marito gli ha detto che mi volevate parlare, dunque di che si tratta? Signore, che vi devo dire? Signore, io vi devo dire una cosa curiosa assai. Una cosa curiosa? Sì, è pure molto grave. Ah, ma voi così mi preoccupate. Il fatto è questo. Vostro marito è pazzo. Leopoldo, ma che dici? Non c'è altra spiegazione. Un uomo che sospetta che voi lo tradite è pazzo. Leopoldo sospetta. Dice che voi lo tradite. Così dice? Sì. Incredibile. Bravo, incredibile. Adesso sono pazzo per pensare che una donna come voi, così, così, insomma, seria e virtuosa. Mio marito pensa che l'aggio mi secco. Guardate come si può perdere la capa. E come l'ha saputo? Che cosa? Che l'aggio mi secco. Ma perché lo vedo? Ehi, io sono stata così accorta, mamma mia. E ma come faccio? Mamma mia. Chi lo ha fatto mi rompo l'osso. No, no, ma signore, vostro marito ha avuto un'altra idea. Ah, ma perché vi ha detto pure quella che vuole fare? Sì, ha avuto un'idea più geniale. Ah, forse mi vuole svergognare davanti a tutti. O mi vuole rinchiudere in un convento. Signore, non siate così tracci. Ha detto che vuole divorziare e per punirvi vuole farvi sposare il vostro amante. Il mio amante? E qual è loro? Perché tenete due amanti? Solo quattro, un ispettore, un commesso, un avvocato e un seminarista. Saluto! E meno male che me l'avete detto. Quello vostro marito di questa bella assemblea non sapeva niente. No, e che sapeva mio marito? No, vostro marito sapeva di un solo amante bello, scapolo istruito. Oh, e chi sarebbe questo mio amante, eh? Io purtroppo. Voi? Perché noi siamo stati amanti e non me ne sono mai accorta. Signora Bella, signora, questa storia è un po' complicata ed ha rovinato me e pure voi, perciò aiutiamoci, eh? Eh sì, aiutiamoci, aiutiamoci, tanto più che voi mi siete simpatiche e mi ispirate fiducia. Signori, siamo conci e non con rimma. Sì, mi ispirate fiducia e simpatia. E poi io vi darò tutto quello che volete, anima e corpo. Ma signora, solo l'anima è sufficiente. E chiamatemi Eulalia. Ma voi chiamate pure Eulalia. Ah, e ditemi, riuscite a caccia qua. Allora, vostro marito pensa che noi siamo stati insieme a casa mia, però non è successo ancora niente di intimo. Ecco, ma mi conosce male mio marito. Ora, per motivi che fanno comodo a lui e sono troppo lunghi da spiegare, lui ci vuole sorprendere in fragranza. A letto? Si può fare. No, signora. Comunque ci vuole sorprendere in fragranza con dei testimoni. Tutto questo a patto che... A patto che? A patto che io vi sposi. Ah, interessante, interessante. E allora che aspettiamo? No, signora, voi dovete dire che non siete interessati. E perché? Voi mi piacete, mi ispirate fiducia e poi siete così gentile, così signorile. E la farete, signori, se accesso pure vulgare e scostumato. Proprio come piace a me, forte e virile. E se accesso pure violente e maresca, Proprio come piace a me. Signore, poi c'è un'altra cosa. Io niente più. Mi dispiace. Io devo dire per il vostro bene. Ma fatemi andare via prima che vostro marito torna con i testimoni. Ma mi raccomando, dovete dire che siete voi che non siete interessati, è chiaro? Ma scusate, faccio fare una domanda. Ma proprio niente, niente. Niente, signore. Niente. Capazzate! E rassegniamoci, signore. Ma mi raccomando, me ne posso andare col pensiero tranquillo? Andiamo. Signore, sta venendo, ma che facciamo? Ah no, a questo punto, visto che è proprio niente, niente, io me lo torno in da camera mia, così non mi comprometto. No. Oh, che facciamo? Vieni, vieni. Ma come mi sono ancora così? Qui su, e mia moglie ha addosso. E no, si starà ancora cambiando. Io sono venuto per far vedere con i suoi occhi a Regina il comportamento di mia moglie. Preferisco così,
Io continuo a non crederci, per me è impossibile. La senti? Non ci vuole credere. Ma non ci vuole credere. Recita un cillavo. Ma non mi scordo mai. Vado alla persona seria, digli di mia moglie. Ma scusate, chi è questa signora? Vi presento Regina. Piacere, maestra. Sto bene, non facci tu fesse, dici di giro. Ma che già dice? E non ci credere che mia moglie mi ha fatto il corno con voi. Non è possibile, scommetto che non è vero che questo bel giovane si sia innamorato di vostra moglie. Sommella, parlate. Bene, sì, purtroppo è vero. Allora ho perso la scommessa. Ah, ti sei convinta finalmente? Se il giovanotto dice così non posso che rendermi all'evidenza. Però io ancora non ci credo. Che dici, è una bella porta. Ah, non me lo parlo. Sentite, mi vado a chiamare mia moglie. Andate. Un minuto. No. Voi intanto spiegate bene le cose come sono andate. Sì. Cercate di convincere. Non vi preoccupate. Non naviga, sei andato, mi affido a voi. Affidatevi a me. Andate. Sicché voi siete l'amante della signora Sorbetti. Sì. Mi avete combinato proprio un bel po'. Ma come, a voi? Sì, perché adesso sono costretta a sposare il signor Sorbetti. Ma perché voi non lo volete sposare? Io non l'ho mai voluto. Non ci sono, capisco. Eppure lui dice di te. Lo so quello che dice ed è vero, ma solo se la moglie lo tradiva. Siccome pensavo che la cosa era impossibile, sono stata al gioco. E chi poteva immaginare che una donna come quella, non cuppa all'esse, poteva trovare una scarta di fagiolo da... scusate, mi hai riscordato che la scarta di fagiolo eravate voi. Oh, per carità. A guardarla bene, però, la signora tanto brutta non è. Specie se si taglia i baffi e si cambia la congiatura. Ma come, Giovanni, voi così parlate della donna che amate? No, no. Ad ogni modo, quello. E il problema è che il marito si frusce che mi vuole sposare. Ma ditemi un po'. Ma voi vi vedete vicino allo piccerello con Massorbetti? Ma carica. Ma perché? Voi mi vedete vicino a una befana come quella? Oh, per carità! E voi al posto mio lo sposereste a Sorbetti? Rimarrei zitella fino alla morte. Ah, anch'io rimarrei scapola invece di sposare Eulalia. Ah, regina. Giovanni, ciò, come siamo infelici. Vi pare felice io. Non me la so bene. Ma voi state già qua? È giusto in tempo per vedere quello che ho visto. Ma perché, che avete visto? Ne stavate abbracciando una donna che la vede che devo sposare. Ma quando mai? Io stavo cercando di convincerla a sposarvi. E l'avete convinto? Ma ancora, ma ci sono vicino. Aspettate, non vi preoccupate che dopo la convengo io. Voi dovete fare quella cosa con mia moglie. Reginella, noi vogliamo uscire. Preferisco andare in cucina, devo pure cucinare, no? Permettete? Prego. Ma sei arrabbiata, Reginella? Reginella! Sta incazzato, tutti. Voglio venire voi, ma quasi quasi rimango qua. Io salivo, dai, che in da cucina per la cacciò. Guarda, comincio. Aspetta, dovete andare con mia moglie e mi raccomando, fatevi trovare come siamo rimasti d'accordo. E non vi scusate i colpi di tutti. Scusate, non è meglio che vada a cominciare a cucco. No, 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 signora, andate, dovete andare da mia moglie, la seconda stanza del corridoio, vedete a destra. Là, no, signore, che è la cucina. Ah, là, bussate. Come ci procura i testimoni? Caro professore. Voi sapete che è la mia? Non tanto questo, ma con lui il mio ex allievo. E se io qua si volevo il mondo. Ma di che state parlando? La cosa che più mi dà fastidio, ho fatto i Celestino. Non doveva comportarsi così davanti alla presidentessa di un circolo religioso. Insomma, voi vedete bene, un circolo. Ma voi sapete che ho detto alla presidentessa di Santa Puffandofona? Chi lo farà? Che cosa? Oh Puff, chi lo farà? Ho detto alla presidentessa che Celestina era la mia sorella di latte. Non ci azzecca niente, oh Puff. Niente affatto, ho fatto bene. Avete fatto benissimo. Ma voi chi siete? Ecco, professore,
sono il ragionier Sorbetti, il vostro futuro proprietario di casa, e questa è casa mia. Ah, sì. Sono a caramello. No, però. Pigliatavella, professor. Una volta. Pigliatavella, professor, vi devo dire una cosa molto semplice. Stamane ho sorpreso mia moglie a casa di un altro uomo. Ah, pure voi. E che volete fare? L'amante di mia moglie è un certo Giovanni Sombrilla. E allora non può essere, io so tutto, non può essere. Beh, pure io so tutto. Non può essere perché stamattina Sommillo non stava a casa con vostra moglie, io so tutto. Ma pure io so tutto. Lasciatemi pregare che io lo so. Guardate che non è come dite voi, io so tutto. Permesso? Ci sta pure mio marito. Ah, signora amabile, stavo venendo proprio da voi. Da me? Mi servono dei testimoni, voglio sorprendere mia moglie che sta di là. Con il suo amante, un certo Giovanni Sommella. Ah, Sommella è vostra moglie? Volevo chiedere la cortesia entrambi di farmi da testimoni. Professore, abbiate patito, ma da prima non in questo momento. Però prima... Mi dire, che stai facendo? Io non ho capito ancora se sospetta o non sospetta. Oh, io ucciso. Io ne avrò un. A chi ha Sorbetti? No, a Giovanni Sommella. E perché? Perché è l'amante della signora Sorbetti. E te cosa non porto? Signora, io so tutto. Tutto che? Io so chi è la vera amante del signor Sommella. Ah, perché non è la signora Sorbetti? Non fate l'ingenua, perché pure voi lo sapete. Io non so niente. Sommella Sorbetti. E ne dovete abbracciare, e mi pare che state esagerando. Scusate, ma io ho sbagliato stanza. Ma come si fa a pigliare la stanza niente va la cucina? Qui invece mi abbraccia a mia moglie, ti va abbracciata con la cuca. Purissimo. Professore, avete pazienza, venite un attimo con me, vi devo comunicare delle cose urgentissime. Professore, venite con me. No. E comunque mio marito mi preoccupa. Perché? Perché quello è sicuramente sospetto. Ma no, signore. Avete parlato con Sorbetti? Sì, e chi la goccia? Sposate la moglie, mi sposate da Olalia. E voi sposate a me. Ma voi siete pazza. Ah, sentite, non ci sono alternative. Voi mi avete compromessa e voi mi dovete salvare. Ma che le nabbe fai? Non mi voglio sposare. Professore, ma voi avete capito niente. Professore. Allora è tutto chiaro. Voi, no, voi ve la intendete con la moglie del signor Sorbetti? Sì. Sono molto contento. Bravo, bravo. Mia moglie è salita. Insomma, ci vogliamo. Andate. Dovete andare a mia moglie. Non cercate di sbagliare stanza una volta. Ma raccomando, andate. E mi raccomando, insegnate i colpi di tos. E noi facciamo il ruzzo. Vabbè. Convinto che ti eri sbagliato. Irma, mi devi scusare, mi devi perdonare, ma come ci potuto pigliare non sarei della maniera? Scusa. Sei stato cattivo, cattivo. Mi hai fatto tanto soffrire. E vabbè, mi perdono. E va bene, io sono molto buona. Ma oh, che c'è voluto? Disturbo? Signori capisci, adesso dobbiamo essere pronti. Sì, rompiamo. No, senza rompere niente, professore, non volete rompere. Dobbiamo fare silenzio e dobbiamo sentire i segnali, i colpi di tosso. Professore, mettete la rete a me. Pronti a rompere. Dopo mi si trovate a boccetto rosci rotto. E poi mi sta venendo un catarro. No, ma tu che ci fai qua? Ah, perché? Era già sto? Ma io sei già stato giusto a me. Ah, ma tu che vuoi? Inutile che fai io so tutto. Il tuo amante è Giovanni Sommella. Il mio amante? Io non ho mai avuto un amante che si chiama Sommella. E come si chiama? Eugenio, Pasquale, Peppino, Carruccio, Seminarizzo. Oh, ma che mi fai ricere? Cioè, vuoi dire che tu non sei stato mai a casa di Sommella? Ma io so, ma tu Sommella.
Tu non sai niente. Ma allora se non eri tu a casa di Domenico, quella donna che ci è andata, chi è? Ehi, che ne saccio? Chi era quella donna? Ora caso me se non da cucina! Ma no, no, me l'avevano detto che mio marito è asciutto pazzo! Io non ne so niente. Ma non ti fissare su questi fatti, perché io. Bella sombra! E la devo da abbracciò! E mi pare che la potesse pure fornire! Ma io stavo cercando di convincere la sposa. Vieni fuori! Ma dai, spiega perché invece di andare da mia moglie vi siete imbazzati in tacuce. E perché te ne lo fa, mamma? Irma, qua bisogna chiarire, ma capisci? Ah, Ignazio, io sono innocente! Bisogna chiarire, mia moglie dove sta? È di una qua. Eulalia! Evo, mi hai chiamato? E non sei tu! Sei andato o non sei andato a casa di Sommello? Io? A casa di Sommello no. Io stamattina sono stato col mio seminarista. Ma se posso sapere stamattina chi è venuto a casa vostra? No, me. Io sono andata io. Lei? Tu? Ma come vedi tu? Ma perché non mi siete accorti che hai detto? Ah no, sapete, l'emozione, la fretta. Mi sono emozionato, mi sono convinto. Ma allora sono stato tradito. Ah, Leopoldo, non mi tormentavo stufato la gelosia. E ma che faccio? Ma che facciamo? Che vogliamo fare? Voi mi avete detto che devo sposarvi la mia amante. E siccome la mia amante è regina, io obbedisco, me la sposo. Oh, come sarà felice! E sta il professor Capesce? Signor, eccolo qua, sta qua. Professor, voi me ne avete cacciato e io presto ho trovato un altro posto di lavoro. E io darò pessime informazioni sul vostro conto. E a me come ne importa? Io ho detto che sono la vostra sorella di latte, così vanno al tuo posto ampresta, senza nemmeno aspettare. Ma questo quando non capite la vostra sorella di latte, non lo sapete? No, veramente non lo sapevo neanche io. Per ogni chissà, il mio nuovo indirizzo è in via Piscicelli 19. Sono liberi lunedì e giovedì. Saluto a noi. Eulalia! Eulalia, ma tu sei sicuro che non sei la madre di Sommella? Di Sommella no, ma di altri quattro sì. Altri quattro? Un ispettore, un commesso, un avvocato... E un seminarista. Nessuno più. E che ti credevi che mentre tu ti divertivi in giro io me la sciocciavo? Un abbraccio! Amore con amor si paga, dice Tadanda. Lo vero, professore? Ma tu sei ancora qua? Me ne sto chiedendo! Ma dove andate? Ce ne sì! Io? Da chi danno posta ci stanno soltanto e fermano. A così non cogliono rischi con il padrone, insomma non vuole come ha fatto la professora. Cosa hai detto? No, aspetta, fammi capire questa cosa. Perché il primo mi ha sedotto e poi mi ha abbandonato. Ma non è detto, c'è di lì! La verità! Voglio sapere tutta la verità, io infame! Ma c'è un roccioluto, ma c'è una caratina! Hai capito, Celestina, sei riuscita a combinare tutto questo? Senti, regina, io non dico che gli ammo cedo, ma capo ce facile. Hai ragione. Addio, signor Sorbetti. Non vi preoccupate per le mie cose, manderò qualcuno a ritirarmi. Ne capite niente? Uè, ma che cosa? Hai fatto con me chi trovo? Ma quale punto? Cornuto e mazziato. Ah, Leopoldo finisce. Ma ho visto fatto per averti detto mezza verità, ma ho visto accidere la salute. Ma chi me l'ha fatta fammi, la riccia, questa verità? E se mi ricevo tutta la verità, che succedeva? Ah, signora, aveva ragione, l'uomo non ha da mai sapere la verità. Avete visto a me che mi è successo? Appena c'è la verità, oh professore, me la faccia. Che ci volete fare? È la vita. Comunque, il mio nuovo indirizzo.
una vacca. E mi prima testa, ma tu che vuoi a me? Non mi innervosite, signor, non mi innervosite. Allora, via Piscicelli 19, va bene, signor, vado via. Ma te ne vai, o no? Però, ha ricordato, dicette la ligiera, doppa tempesta, ogni portusa è porta. Stateli bene. No, aspetta. Ma lei l'indirizzo? Se siete un intenditore, professore! Via Piscicelli 19, sono liberi il lunedì e il giovedì! E che buffo! Non si può mai sapere!